Ciao ragazzi, adesso sì è ufficiale. Da oggi il mio libro è disponibile in tutte le librerie d'Italia. Se vi piace il mistero e volete addentrarvi nel lato più oscuro del web, vi aspetto in libreria. Immaginate un mondo dove l'energia elettrica sia alla portata di tutti, in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi e senza bisogno di connettere i propri apparati elettronici a una fonte tramite un cavo. Un'elettricità wireless, gratuita e pulita. Se questo fosse davvero possibile, il mondo sarebbe decisamente differente. Ebbene, quella che sembra una sorta di utopia fantascientifica avrebbe potuto essere una realtà. Oggi vi parlerò di un'invenzione di Tesla che in pochi conoscono, ma che è dir poco straordinaria. Venne realizzata, ma non ottenne mai la fiducia e il finanziamento necessario che si meritava e fu distrutta, perdendosi nel tempo. Ecco quindi la torre di Tesla, l'invenzione che avrebbe potuto cambiare il mondo. È conosciuta anche con il nome di Wardenclyffe Tower e fu una delle prime torri aeree per la radiotrasmissione. Tesla la ideò per rendere possibile la telecomunicazione senza fili, ma avrebbe avuto anche un'altra funzionalità, quella di permettere il trasferimento di energia wireless. Il progetto cominciò nel 1898 circa e nel 1901 venne iniziata la costruzione dell'edificio principale da parte dell'architetto Stanford White. Il magnate J.P. Morgan investì più di $150,000 nella struttura, deciso a rendere l'invenzione di Tesla una realtà, ma non aveva ancora fatto i conti con un'idea che stava alla base del progetto, vale a dire quella di rendere possibile un'energia libera, gratuita, per tutti. Quando Morgan si rese conto che non avrebbe mai recuperato il suo investimento e non avrebbe potuto guadagnare nulla dalla creazione di una torre del genere, decise di interrompere il finanziamento. Allo stesso tempo, convinse tutti gli altri investitori a seguire il suo esempio. Dal 1905, in mancanza di fondi, i lavori nella struttura di Wardenclyffe vennero interrotti. I suoi dipendenti furono tutti licenziati e l'edificio venne abbandonato. Tesla era cosciente dell'importanza di portare a termine quel progetto, ma non era in grado di trovare nessuno che volesse renderlo economicamente possibile. I giornali dell'epoca iniziarono ad etichettare la torre come la follia da $1 milione di Tesla, ridicolizzando l'impresa e facendoli perdere di credibilità. Nicola fu colpito da un esaurimento nervoso, seguito da una terribile depressione. Nel 1915 la proprietà dove sorgeva la torre fu trasferita a George Bolt del Waldorf Astoria Hotel per $20,000. Ma fu durante la Prima Guerra Mondiale che la stessa venne distrutta completamente dal governo statunitense. Si credeva infatti che potesse essere usata per scopi di spionaggio e servire come punto di riferimento per i sottomarini tedeschi. Quello fu il capitolo finale e l'invenzione venne persa per sempre. Ma quale sarebbe stato il suo funzionamento? Era davvero solo una follia oppure i suoi presupposti teorici erano validi e avrebbe rappresentato un grande passo avanti per l'umanità? Per capirlo, dobbiamo dare un'occhiata ai vari esperimenti di Tesla che lo condussero al progetto finale. Nel 1891 Nicola dimostrò all'American Institute of Electrical Engineers di Londra che la trasmissione senza fili di energia era possibile. In quell'occasione utilizzò il trasformatore risonante che porta il suo nome. In un successivo esperimento chiarì poi come l'energia possa essere inviata attraverso lo spazio, creando un campo elettrico tra due piastre di metallo, ognuna connessa ad un terminale. Durante la prova Tesla sosteneva due tubi di vetro nel campo elettrostatico, illuminandoli semplicemente grazie all'energia presente nell'aria. Quello che serviva in seguito era solo uno strumento che intercettasse detta energia, senza la necessità di alcun filo comunicante.
Ma l'invenzione andava ben oltre, perché l'energia che si sarebbe utilizzata sarebbe stata quella generata naturalmente dalla Terra. Ora non voglio entrare in troppi tecnicismi perché la spiegazione degli stessi potrebbe risultare decisamente noiosa, ma cercherò di spiegarlo nel modo più semplice possibile. La Terra è un corpo carico, contiene elettricità. In effetti si è dimostrato scientificamente che la ionosfera è conducente e che la Terra possiede una carica elettrica negativa posta a circa 50 km di altezza sul livello del mare. La differenza potenziale tra la Terra e questa regione è di circa 400.000 volt. Per farla breve, Nicola affermava che il suo sistema funzionava attraverso la creazione di potenti vibrazioni attivate proprio dalla naturale carica elettrica della Terra. Quindi la sua torre avrebbe potuto ricevere segnali di telecomunicazione, ma trasmettere anche potenza elettrica. Quello che affermò a suo tempo appare una sorta di profezia, ma aggiunge un tassello che manca ancora oggi. Ecco le sue testuali parole nel descrivere le potenzialità della sua invenzione. Daremo dimostrazioni pratiche di questi principi. Appena completato, sarà possibile per un uomo di affari di New York dettare istruzioni e vederle immediatamente apparire in caratteri nel suo ufficio a Londra o altrove. Sarà capace di chiamare dalla sua scrivania e parlare con ogni abbonato telefonico sul globo senza alcun cambio nell'attrezzatura esistente. Uno strumento poco costoso, non più grande di un orologio, sarà disponibile a chiunque per sentire dovunque, su mare o terra, musica, canzone o discorso di un leader politico, l'indirizzo di un uomo eminente di scienza o il sermone di un ecclesiastico eloquente, trasmesso in un altro luogo comunque distante. Nella stessa maniera, ogni ritratto, carattere, disegno o stampa potrà essere trasferito da un luogo ad un altro. Milioni di tali strumenti potranno essere controllati da un sistema di questo genere. Più importante di tutto questo, comunque, sarà la trasmissione di potenza, senza fili, che mostreremo su una scala grande abbastanza da essere convincente. Come detto, gran parte di queste previsioni si sono già avverate, ma la trasmissione di potenza senza fili su larga scala è rimasta un'utopia, una semplice teoria scientifica. Purtroppo il sogno di Tesla non è potuto diventare una realtà, e come sempre c'è stato di mezzo un mero interesse economico. Forse è fin troppo scontato pensare che un imprenditore voglia guadagnare dal suo investimento. Immaginate per un attimo cosa avrebbe significato essere in possesso di un'energia creata naturalmente dalla Terra e sempre disponibile gratis. Da un punto di vista strettamente economico, come avrebbe potuto generare profitto? Voglio concludere questo video con una citazione di Tesla che riassume completamente il mio pensiero. Non è un sogno, è una semplice prodezza dell'ingegneria elettrica e scientifica, soltanto che costa un mucchio di soldi. Che mondo cieco, codardo ed esitante. L'umanità non è progredita ancora a sufficienza per lasciarsi condurre volontariamente dal senso acuto della ricerca dello scopritore. Ma chissà, forse è meglio in questo nostro mondo presente che un'idea o un'invenzione rivoluzionaria, invece di essere aiutata e accarezzata, sia ostacolata e maltrattata nella sua adolescenza, per mancanza di mezzi, per interesse personale, per pedanteria, stupidità e ignoranza, che venga attaccata e soffocata, che passi attraverso prove amare e tribolazioni, attraverso il conflitto di esistenza commerciale. Così troviamo la nostra luce. Così tutto ciò che è stato grande in passato è stato ridicolizzato, condannato, combattuto, soppresso, solo per emergere in modo vie più potente, vie più trionfante dalla lotta. Dopo questo, non credo di dover aggiungere altro. Ma tu, cosa ne pensi? Come ritieni sarebbe cambiato il mondo se Tesla avesse avuto la meglio e la sua torre fosse stata utilizzata realmente su larga scala? Credi che questa invenzione sia davvero persa per sempre? O forse si riuscirà a realizzarla in futuro? Fammelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici.
Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.